Teatro internazionale a Napoli con due spettacoli e grandi artisti. Luigi Carbone. Avec l'alcol dans l'âge. La sezione internazionale del Napoli Teatro Festival Italia parla francese e conquista il pubblico con la forza dei temi e degli interpreti. Potenza espressiva, precisione del gesto, sensualità magnetica. Così Isabelle Huppert rapisce i 1200 spettatori del San Carlo portandoli nell'Indocina del 1930 tra le pagine più intense de La Man di Marguerite Duras. L'attrice, icona del cinema francese, vera diva nel massimo, mostra tutte le potenzialità di un genere, il reading, spesso considerato osso. Trasformandolo in un'immersione nella travolgente passione vissuta dalla giovane protagonista e nel suo amore per la scrittura, in grado di donare senso all'esistenza. Passioni struggenti animano anche il plot di Pericle, principe di Tiro, dramma shakespeariano che il regista inglese Declan Donnellan ambienta in una nave ospedale in turbinosa navigazione sul Mediterraneo, dissolvendo le avventure dell'eroe in un vorticoso delirio. Coproduzione britannica-francese, ottima prova corale degli attori della compagnia Cheek by Jowl, Pericle è una delle numerose prime nazionali dell'undicesima edizione del festival diretto da Ruggero Cappuccio, che ospiterà nei prossimi giorni le regie di Liv Ullmann, Andrei Konchalovsky, Alvis Hermanis. Prossimo TG1 alle 11.30. Grazie per l'attenzione, a più tardi.